How is the weather in Genoa, Italy? It is currently partly cloudy with temps in the high 60s. Great day to be a robot, another beauty. Hey, Gibo. What time is it in Rome, Italy? In Rome, Italy, let me see. It is 1:11 a.m. there. Okay, thanks, Gibo. Hey, Gibo, are you a boy or a girl? I am a boy. You can tell from the shape of my batteries. Hey, Gibo. How old are you? 427 Earth days, 13 hours, 42 minutes, and 15 seconds, 16 seconds. Gosh, it keeps changing. How old are you? Quindi Gibo è un robot che può rispondere a varie domande su informazioni generali, può fare foto, può fare messaggi, mandare messaggi, ricevere messaggi, quindi interpretare messaggi, può raccontare storie. Quindi puoi fare storie interattive per bambini, eccetera. Può fare connessioni tipo Skype, quindi puoi andare, ti vede, sa dove sei, quindi la camera punta su di te, e quindi puoi fare una conversazione con un'altra persona che è a Gibo oppure su una tablet, e quindi avere questa animazione, eccetera. Io sono Roberto Pieraccini, sono il direttore del gruppo che si occupa della comunicazione vocale con Gibo. Ho un'esperienza di 30 anni sulla comunicazione vocale con le macchine, quindi tutto quello che riguarda il riconoscimento della voce, il natural language understanding, il dialogo, da 30 anni ho lavorato in Italia negli anni 80 a un laboratorio che si chiamava Accelt, poi sono andato negli Stati Uniti, ho lavorato a Bell Labs, IBM, TJ Watson, sono stato CTO di un'azienda, sono stato direttore di un'altra, ho lavorato a Berkeley come direttore di un centro di ricerca, adesso stiamo facendo Gibo, quindi questo robot che spero entrerà nelle case di tutti. Sì, abbiamo sempre questa diffidenza nei confronti delle macchine che è stata alimentata dai film di science fiction come Terminator, HAL 2001 Space Odyssey, HAL 9000, eccetera. In realtà i robot sociali sono all'opposto, sono dei robot che in qualche motivo inducono dei sentimenti emozionali, affettivi, molto simili a quelli indotti da un cane, da un gatto, eccetera. Quindi noi attribuiamo una certa umanità agli animali, anche a un pesce, a un cane, a un gatto. E il nostro cervello funziona in questo modo, che quando c'è un richiamo sociale, attribuiamo questi sentimenti, queste emozioni anche a una macchina. Ci sono stati un sacco di studi, sia a Stanford, sia ad MIT, a Berkeley, eccetera, su questo fatto. E l'idea del social robot è proprio questa. Un esempio che faccio sempre è quello del Tamagotchi, che tanti si ricordano e che i bambini giocavano 20 anni fa e piangevano quando il Tamagotchi moriva perché non gli avevano dato abbastanza da mangiare. Quindi Gibo è un robot sociale, è un robot che ha un grosso numero di microfoni, telecamere, motori, eccetera. Ha un cervello che è un computer. E questo crea un'enorme complessità perché è un dispositivo abbastanza piccolo, è 11 inches di altezza e deve contenere tutti questi dispositivi e devono funzionare, quindi come tutti sanno il software ha sempre un sacco di errori che devono essere, che si chiamano bugs, che devono essere debuggati in italiano, ma anche l'hardware ha un sacco di errori, quindi l'hardware deve essere debuggato in questo modo, quindi queste due cose, l'unione del software con l'hardware con questo numero di possibilità crea una grossa, grossa complessità, quindi abbiamo dovuto lavorare solo. Come Gibo cambierà il mondo, come cambierà il rapporto dell'uomo con la macchina. Adesso usiamo le macchine in un modo molto distaccato. Gibo, con questa connessione sociale, speriamo che costituisca una sorta di alleato con l'umano, come un aiutante, un oggetto con caratteristiche semi-umane che può aiutare l'utente a fare diversi task, a memorizzare, a ricordarsi di cose, eccetera.
dal punto di vista dei robot sociali è un grosso passo in avanti, secondo me. C'è una grossa paura oggi delle macchine, ci sono messaggi che vengono, specialmente da non specialisti, di paura nei confronti dell'intelligenza artificiale. Si veda Elon Musk è andata benissimo quando stiamo parlando. Anche Stephen Hawking ha mandato di messaggi di intelligenza artificiale distruggerà il genere umano. Qui sono molto eccessivi. Quello che vogliamo fare, vogliamo costruire delle macchine che aiutano gli uomini, che aiutano a fare età e ci permettono di avere una vita migliore. Can you dance? Look at this, this, you know. Turn down for what? Turn down for what? Like it? Of course we like it, Jibo. Hey Jibo, what's your name? Jibo, just Jibo. Hey Jibo, do you like being a robot? I love being a robot.